Ciao Ale, sì. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. Che con questa voce riporta tutto a un clima di serietà che stavamo quasi per perdere. Ale, 51enne, separato da poco e dici un po'. Ho due figli, sì? Uno che è praticamente ha 14 anni, sì? Mentre la piccolina, se così si può chiamare, che ne ha 10. Sì. Sostanzialmente hanno avuto, ovviamente, sia per carattere che per età, due reazioni diverse a quando abbiamo comunicato... La separazione. Sì. Esatto. E mentre la figlia è molto più esuberante, quindi parla, racconta e quindi chiede, sì? Il ragazzino più grande, che è un po' più taciturno, sostanzialmente si è abbastanza chiuso, non ha detto circa nulla nel momento in cui gli abbiamo comunicato e neanche più avanti. Ok, dice che non ha niente da chiedere sull'argomento. Esatto, quando dopo che è passato un po' di tempo io gli ho chiesto, perché gli ho detto sono disponibile quando vuoi, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, qualsiasi insomma cosa sì, che sì, 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 sì. E quindi tu vuoi sapere un po' come mettersi in ascolto di questo ragazzo, capire quando avrà bisogno di parlarne, se forzarlo, esatto, se non forzarlo, se chiedergli tu, insomma. No, dottoressa. Forzarlo credo di no, però... No, forzarlo nel senso l'aiuto. portarlo verso bravo, l'argomento, Ale. Insomma. Ascolta, sì, dammi un'informazione necessità. Che mi manca. Sì. La separazione di quand'è? Di quest'estate, quindi qualche mese. Ah, pochino. Allora, sì. Ascoltami, fino a qui tutto bene. Nel senso che trovo tutto molto normale, intanto perché dal dato che mi dai sta tutto ancora succedendo, non possiamo affermare che sia successo. E tu hai un figlio 14enne, che è un'età di per sé complicata, però te lo dico naturalmente con grande rispetto per quello che sta attraversando la vostra famiglia, per assurdo, tra tutti i momenti evolutivi nei quali i genitori decidono di lasciarsi, ce n'è uno un po' meno peggio degli altri, che è proprio l'adolescenza. Perché? Perché il figlio è già talmente alle prese con gli affaracci suoi che in qualche modo poter avere un'ulteriore occasione per rivalersi sui genitori e a quel punto magari dare avvio anche a una bella adolescenza un po' trasgressiva e un po' positiva, paradossalmente porge quasi un'occasione anziché dare un dolore in più. La cosa più probabile è che oltre probabilmente a subire il contraccolpo, adesso tuo figlio sia alle prese con gli affari suoi. Se ha 14 anni, cos'è, appena iniziato la scuola superiore? No, è la terza media, lui fa 14 a breve, quindi ancora mi pare. Quindi età di transizione in tutti i sensi. Adesso il fatto che vi siate lasciati aggiunge un lavorio alle sue trasformazioni sia fisiche che emotive. Il mondo che conosceva fino a quel momento gli sta cambiando per le mani, e non tanto perché voi avete preso questa decisione quanto perché è normale in questo punto della linea evolutiva. Quindi una certa chiusura e un certo ritiro per adesso non mi preoccuperebbe. Se tra un anno ti sembra che la situazione non si sia smossa, facciamo un discorso diverso. Adesso probabilmente sta elaborando con i mezzi che ha, scegliendo magari anche di non farlo, il che è perfettamente legittimo. Questo silenzio molto probabilmente parla del voler essere tenuto fuori, proprio perché ha già molto più probabilmente la mente ingombra delle sue preoccupazioni, degli amici, del ragazzo o della ragazza che gli piace. Tu stai lì. Sto per dirti una cosa apparentemente difficile, in realtà che secondo me allenata non è poi tanto complessa. Ascolta il suo silenzio. Senti che cosa dice mentre con le parole non ti dice niente. Sintonizzati sul suo sentire, avverti cosa dice il pulviscolo nella vostra cucina o su quel divano. Se ti sembra che l'aria sia pesante, puoi buttare lì qualcosa di blando, senza parlare necessariamente della separazione. Se ti sembra che sia un silenzio dentro il quale lui abita abbastanza bene, o con in mano il telefono o con la console, si sta facendo gli affari suoi, aspettalo. Ciao Ale, ti dobbiamo salutare. Un abbraccio, ciao. Grazie a te. Ciao. You're beautiful.